This is One Radio. Si è tenuta oggi presso l'Open Space di Palazzo Carafa, sede del Palazzo di Città del Comune di Lecce, la conferenza stampa di presentazione del raduno nazionale della Scuola di Cavalleria, in occasione del bicentenario della Scuola di Cavalleria, alla presenza delle autorità nazionali e locali. Una occasione magnifica che vedrà un proseguo molto intenso, perché l'esercito ha deciso di rendere onore alla scuola che si dà a Lecce con un programma molto intenso che partirà proprio da Lecce il giorno 30 settembre. Dal nostro centro ippico militare partirà una squadriglia di cavalieri che attraverserà tutto il sud Italia per arrivare a Roma, e col tempo dal nord, l'Emilia Reale, che è Torino, partirà un'altra squadriglia che giungerà a Roma, dove ci saranno le attività conclusive il 27 ottobre a Piazza di Senato. Quindi dei festeggiamenti e delle cerimonie che si susseguiranno in tutte le principali città italiane per questo evento. Ora siamo qua a Lecce, dove partirà tutto, e da dove il 1 ottobre, nel periodo del 1 ottobre, ci saranno una serie di eventi che coinvolgeranno tutta la popolazione, perché come sempre detto, Lecce è la città della cavalleria e la cavalleria di Lecce. La scuola di cavalleria dalla nascita a oggi, ed è un filo che lega idealmente tutte queste città, lega la cavalleria alla storia d'Italia, che ha seguito staffa a staffa, e oggi si ritrova Lecce. Lecce è importantissimo questo evento, perché intanto è un raduno congiunto tra le associazioni Arma di Cavalleria e l'Associazione dei Carristi, che fanno parte della stessa arma ma sono, diciamo, due anime diverse, e questo è anche un segnale di unione, di coesione interna, che vuole partire proprio qui da Lecce. Io prenderei anche l'occasione per ringraziare moltissimo le autorità locali, che ha parlato con l'assessore, perché Lecce è stata spenta, ha dato con generosità un contributo, un supporto che devo dire è stato veramente quello che ha consentito poi di poter organizzare quello che abbiamo fatto. E in più vorrei anche ringraziare tantissimo la generosità dei sponsor del CESI, che sono quelli che poi hanno determinato anche la possibilità, ecco, per esempio il movimento o gli altri eventi, di poterli fare in un certo modo. E vorrei anche ringraziare, anche in anticipo, perché già mi sono arrivati tutta una serie di segnali, il CESI, perché ho visto che ci stanno aspettando con molto calore, con vicinanza e amicizia. Questo sicuramente renderà ancora più bella questa cerimonia, questa festa. Ricordo che alla conferenza stampa era presente l'assessore del Comune di Lecce, il dottor Cristiagnoni, e il generale di divisione Enrico Sabato, nonché presidente dell'Associazione Nazionale Carristi d'Italia. Rafforzare la capacità di dialogare e collaborare anche per i sovramenti di questa terza età, che purtroppo i tempi recenti hanno colpito la nostra. Come non ricordare la difficile percorso che abbiamo superato, anche grazie alla perfetta condizione della vaccinale della prima salvata, qui sono state somministrate oltre 200.000 vaccinazioni. Come non ricordare l'ultimo generoso e soletto contributo fattivo di uomini e di mezzi che la scuola ha offerto nel percorso di educazione e di spegnimento del loro che hanno colpito la prima. Il rapporto tra la città e la sua cavalleria si nutre dunque non solo di un doveroso riconoscimento e collaborazione istituzionale, sono felice qui di ricordare che venerdì 19 settembre il Consiglio Comunale della massima istituzione di della città offrirà la scuola di cavalleria la cittadinanza orale, un'iniziativa fortemente sostenuta dal sindaco, da tutta la giunta, da tutti i consiglieri, e sollecitare anche la nostra cittadina, che riconoscono il valore, l'importanza di questa prestigiosa presenza della nostra città. Questo riconoscimento ovviamente giunge anche grazie al contributo dell'attivante esprimamento delle parti dell'associazione, il centro storico, e pronto questa compagnia del museo storico comunale, che sono gli investimenti delle mostre dei cimeli di cavalleria e carristiche. Grazie all'assessore ancora.
della scuola di cavalleria generale Dreni, che devo ringraziare anche tutti gli sponsor, perché lo so, sempre un po' sai parlare di soldi, ma quindi ringraziamo il Dreni Group, il consorzio che conto la scuola di cavalleria e anche i due presidenti delle sezioni di Lecce, l'avvocato Angelo Valente e il lungotenente Paladini, per il loro supporto locale che ci hanno dato. Noi carristi verremo qui a Lecce in gran numero con medagliere nazionali, i nostri labari, per partecipare a questo secondo raduno nazionale congiunto. È solo il secondo perché i carristi sono transitati nell'arma di cavalleria soltanto dal 1999, da circa 24 anni, e quindi è il secondo raduno. Il primo l'abbiamo fatto a Roma nel 2013. Per noi carristi Lecce è una casa madre, in quanto qui ci siamo addestrati. Io stesso sono passato qui da tenente a suo tempo, perché questa città apparteneva, c'era un centro di addestramento che apparteneva alla scuola Truppe Corazzate di Caserta, e quindi per noi è la casa madre, e molti associati verranno qua anche per riconoscere i luoghi della giovinezza e delle amicizie di quei tempi. La conferenza stampa è stato motivo di sapere e conoscere tutti gli eventi che succederanno dal 29 al 1 di ottobre. Chiaramente ad accogliere il pubblico in sala è stato il generale Claudio Dei, dove ha raccontato anche le location dove si svolgevano gli stessi eventi. Successivamente alla conferenza stampa si è voluto inaugurare la mostra di Cimelide. Tutti presenti nelle varie mostre sono ricordi donati alle associazioni di persone e comunque carristi in pensione ma anche in servizio. Tutti attenti! Io! Presidente, come già detto in conferenza stampa, questa mostra delle associazioni, la memoria, il ricordo dei caduti, quindi anche le ricerche che li riguardano, dei lavoratori, molti familiari, soprattutto dal 2020 abbiamo instaurato questa ricerca dei familiari, abbiamo un ottimo rapporto con moltissimi familiari, congiunti tipo particolare. Tra questa cerimonia di dopo domani anche altre attività. Un esempio di un familiare della Giuseppe De Luca è il, diciamo, è il la nostra sezione di molto bene. Inoltre ricordo che il raduno nazionale è un raduno congiunto ANAC-ANCI, quindi Associazione Nazionale Arma della Cavalleria, Associazione Nazionale Carristi d'Italia. This is One Radio.